Guardando una puntata di Muschio Selvaggio, ho sentito Barba Scura parlare del cosiddetto halo effect e ho pensato valesse la pena di parlarne. L'halo effect è un bias cognitivo secondo il quale la nostra percezione di un tratto specifico di una persona condiziona il nostro punto di vista su tutta la persona. Faccio un esempio: un premio Nobel per la medicina esprime un suo punto di vista in termini di politica economica. Saremmo tutti inclini a ritenere valida la sua opinione, perché ragazzi, è un premio Nobel, di sicuro non dice cavolate. Basta ragionarci però un attimo per capire che non ha senso. Sarà pure un premio Nobel, ma in medicina. Magari di politica economica non ne sa nulla. E se pensate che l'influenza dell'halo effect non sia così potente, ascoltate questa. L'anno scorso una trasmissione televisiva belga ha deciso di organizzare uno scherzo per provare la forza dell'halo effect. Hanno preso un vino da 2 euro, l'hanno versato in una bottiglia di design, ci hanno messo sopra un'etichetta di classe in francese e poi l'hanno iscritto al Gilbert e Gaillard, un prestigioso concorso di vini. Quel vino da 2 euro ha vinto la medaglia d'oro. E la giuria l'ha definito, e qui cito testualmente, dal palato soave, nervoso e ricco. Ma cosa ci dimostra questo scherzo? Che le prime impressioni contano. È vero, un libro non andrebbe giudicato dalla copertina, ma è anche vero che i libri con le copertine migliori vendono di più. Sarebbe ipocrita dire il contrario. Nel business le apparenze contano. Siamo tutti vittima dell'halo effect, ma almeno, se è proprio così, proviamo a sfruttarlo a nostro vantaggio. Attenzione, non sto dicendovi di diffidare di tutte le bottiglie da concorso, ma di ricordarvi che non conta solo chi siamo, ma anche come appariamo. Quindi pensiamo alla prima impressione come a una possibilità, come una sorta di trampolino di lancio per dimostrare cosa siamo in grado di fare. Oscar Wilde diceva: "Non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione."